tornati a una nuova edizione di TG Crom in apertura. Cremona ancora una volta alle prese con manifestazioni politiche e ordine pubblico. Ora fa preoccupare il raduno regionale di Casa Pound organizzato per questo weekend a partire da domani e che avviene in concomitanza con la festa della Resistenza organizzata dall'ANPI. Il servizio. Due manifestazioni, due raduni, due mondi separati in contrasto, da una parte la festa della Resistenza organizzata dall'ANPI, dall'altro la festa regionale di Casa Pound. In mezzo una città, Cremona, ancora una volta alle prese con un certo grado di tensione. Entrambe le iniziative infatti andranno in scena domani. Il solstizio d'estate degli aderenti al movimento di estrema destra durerà fino a sabato in una location alla periferia, in un capannone in disuso ma tenuto volontariamente segreto, si fa per dire dagli organizzatori, che neppure sui manifesti indicano il luogo esatto della festa. Ci si affida al tam tam tra gli affiliati, non si vogliono casini o almeno non si vorrebbero, ma visti i precedenti non è così scontato. Inutile dire che il sistema di sicurezza messo a punto dalla questura è decisamente corposo. Il raduno regionale sarà isolato, assicurano da via dei tribunali, ma intanto la voce è arrivata anche al di fuori del circolo di estrema destra e i primi a reagire sono stati proprio i partigiani impegnati nell'allestimento della loro festa Monticelli d'Ongina, che durerà fino a domenica. L'ANPI non ha perso tempo. Ha diramato una nota in cui dichiara il proprio sdegno e la preoccupazione per il raduno indetto da Casa Pound con modalità da rave party. L'ANPI, si legge nel comunicato, invita tutti i cittadini alla massima vigilanza e a non accettare provocazioni di alcun tipo. Manifesta fiducia nelle forze dell'ordine chiamate ad applicare i principi democratici ed antifascisti della nostra Costituzione. Ma intanto Cremona è chiamata ad affrontare una nuova prova, della quale avrebbe fatto volentieri a meno. E intanto sul fronte giudiziario, chiesto il rinvio a giudizio per alcuni membri di Casa Pound e del centro sociale Dordoni per la rissa del 18 gennaio scoppiata fuori dallo stadio Zini e prodromo degli incidenti avvenuti il 24 gennaio. Vediamo il servizio di Lucilla Granata. È stato chiesto il rinvio a giudizio per i protagonisti della rissa scoppiata il 18 gennaio dello scorso anno al Foro Boario al termine della partita tra Cremonese e Mantova. La procura ha chiesto il processo sia per i rappresentanti del Dordoni che per quelli di Casa Pound. L'udienza preliminare è prevista per il 12 ottobre, quando 8 militanti del centro sociale e 10 di Casa Pound dovranno rispondere dell'imputazione a loro carico. Per Galli e Taietti di Casa Pound la posizione è più grave, visto che dovranno anche rispondere del reato di tentato omicidio nei confronti di Emilio Visigalli, che a sua volta, in concorso con gli esponenti del Dordoni, Arena e Birzi, è accusato di aver procurato lesioni gravi a Galli. Secondo la ricostruzione del PM, Arena e Birzi avrebbero premeditato l'aggressione, organizzando un raduno sul piazzale e armandosi preventivamente di mazze che erano state portate al Dordoni dagli 8 antagonisti imputati. Fu a seguito del ferimento di Emilio Visigalli che i centri sociali organizzarono per il 24 gennaio successivo il corteo antifascista, durante il quale scoppiarono i tristemente noti episodi di devastazione in città. Questa però è storia passata, visto che in questo caso sono già state emesse le condanne. Mani tanto pietose quanto anonime hanno riparato la statua di Stradivari danneggiata dai vandali in Corso Garibaldi, ma la toppa è vistosa e l'autore, se identificato, rischia addirittura la denuncia. Sentiamo il servizio di Mauro Faverzani. Ora anche Stradivari ha la protesi. Mani anonime prese forse da compassione per i continui atti vandalici di cui la statua di Corso Garibaldi a Cremona è stata vittima nell'ultimo periodo, hanno pensato bene di metterci una pezza, anzi un ricciolo sopra. Un ricciolo di violino, si intende, ovvero la parte lesa, essendo anche la più fragile, quindi la più vulnerabile di tutta la struttura. Ricciolo di ottima fattura, si intende, attaccato però in modo un po' corrozzo, vistoso, con mastice sin troppo abbondante, forse per scoraggiare i soliti ignoti dal rinnovare le proprie invasioni barbariche. Ed anche il colore del legno fa un po' botte con le tonalità scure della statua in vetroresina. Insomma, ricorda un po' i lavoretti proposti da Giovanni Mucciaccia d'Art Attack, ed ora lo sguardo assorto di Stradivari non si sa se stia contemplando il violino o guardando la riparazione. Siamo sempre più convinti di ciò che dicemmo in tempi non sospetti. Se peso il tacon del buso, ovvero tradotto dal Veneto, è peggio la toppa del buco. Già, ma quella toppa, chi l'ha messa? Chi mai avrà compiuto questa, per così dire, riparazione? L'iniziativa ha già scatenato le fantasie e la curiosità dei cremonesi. Di certo c'è che la notte, sotto il torrazzo, appare sempre più affollata, prima solo dai teppisti, ora anche dagli aggiustatutto. Il gesto pietoso, ammesso che duri, certo può commuovere, far sorridere e toccare anche il cuore dei sentimentaloni, ma è bene per chi l'ha compiuto che resti anonimo, già perché è fatto senza le necessarie autorizzazioni ed i riparatori notturni
notturno, ora se identificato, rischia pure una denuncia, magari con relativa condanna, per aver messo mano, senza averne ricevuto regolare incarico, ad un bene non di proprietà e soprattutto esposto alla pubblica fede, quindi con l'aggravante, signori, piaccia o no, è un reato. E siamo alle notizie dall'Italia. Diversi incendi alimentati dal forte vento di Scirocco stanno mettendo in seria difficoltà la provincia di Palermo. A Monreale un asilo girasole è stato evacuato. I bambini sono stati trasportati all'ospedale in Grassia e le loro condizioni non sarebbero gravi. Molte case, alberghi e strutture della provincia sono state evacuate. Chiusa l'autostrada A20 Palermo-Messina e la prefettura ha istituito un'unità di crisi. Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi, operato martedì al cuore. L'ex premier è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in reparto. A riferirlo il fratello Paolo, dopo averlo visitato. Berlusconi dovrebbe rimanere in ospedale altri 5-6 giorni per scongiurare eventuali complicazioni che in operazioni così delicate sono sempre possibili. 7 dipendenti dell'INPS di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli sono stati sottoposti a misure cautelari, 3 all'interdizione dei pubblici uffici, 4 all'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per assenteismo. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Nola sono stati notificati nella mattinata di oggi dalla Guardia di Finanza. Siamo alle notizie dal mondo, altri attentatori sono in arrivo contro l'Occidente, lo ha detto il capo della CIA, John Brennan, che sta per segnalare nelle prossime ore al congresso statunitense che l'ISIS addestra terroristi per attentati in Occidente. In una nota preparata per la commissione del Senato sui servizi segreti, il capo dell'Agenzia di spionaggio per l'estero degli Stati Uniti avverte inoltre che lo Stato islamico punterà su tattiche di guerriglia per compensare le perdite territoriali subite di recente. Andiamo in Gran Bretagna, dove sale l'attesa per il referendum del 23 giugno. Anche Ipsos Mori, il più importante istituto demoscopico britannico rimasto fino a ieri, a indicare un vantaggio del fronte filo UE con un nuovo sondaggio telefonico ribalta i dati, accredita allo schieramento del no all'Europa 6 punti di vantaggio su quello dei sì. Intanto con un editoriale, il Financial Times, voce autorevole della City di Londra, formalizza oggi la propria scelta di campo a favore del mantenimento dei legami del Regno Unito con Bruxelles e contro la Brexit. Siamo allo sport, europei di Francia, ultimo allenamento per gli azzurri al centro sportivo di Montpellier prima della partenza per Tolosa, dove domani l'Italia affronterà la Svezia nella seconda partita del gruppo E. Intanto non si ferma la furia degli hooligan, l'ultimatum con minaccia di espulsione della nazionale russa in caso di nuovi incidenti non ha rappresentato un freno, perché al termine della gara tra Russia e Slovacchia, ampiamente indicata col bollino rosso, la città francese di Lille è stata di nuovo oggetto di tafferugli. A fine giornata si contano 36 ultra arrestati e 16 feriti, con la tensione alle stelle sull'asse Mosca-Parigi. Il Cremlino, infatti, non ha gradito l'arresto dei tifosi russi e ha convocato l'ambasciatore francese a Mosca. Questa per noi era l'ultima notizia, se volete ci vediamo domani.